Un evento al quale la cavalleria medievale ebbe modo di partecipare e anche di distinguersi in maniera straordinaria fu quella che gli storici chiamano l'espansione dell'Occidente tra il 1095 e il 1291, all'interno della quale va visto anche lo straordinario e importante fenomeno delle crociate, sul quale poi si sono spesi fiumi d'inchiostro e ovviamente anche fiumi di pellicola, se così si può dire, come testimonia anche questa inquadratura che tratta da un film dedicato alle crociate. La Reconquista, e cioè la ripresa da parte dei cristiani dei territori che erano stati a partire dall'VIII secolo conquistati dagli islamici, inizia non in Terra Santa, ma inizia nella penisola iberica, allorché, dopo la grave sconfitta che gli islamici subirono nel 732 ad opera di Carlo Martello a Poitiers, gradatamente, prima in età carolingia e poi successivamente, vengono sospinti sempre più verso il sud della Spagna. Naturalmente si tratta di fenomeno che è durato diversi secoli, quindi che bisogna guardare anche con grande prudenza, cercando piano piano, per esempio, come faremo noi attraverso l'uso di una carta, di vedere quali sono state le tappe principali di questa reconquista. Possiamo dire in ogni caso che è dal 1064 circa che comincia gradatamente l'offensiva cristiana in terra ispanica, che porta 20 anni dopo alla conquista dell'importante città di Toledo, una città spagnola che ha mantenuto anche oggi in buona misura la struttura delle mura della città medievale. È in questo periodo che vive uno dei grandi leader, una delle grandi figure della letteratura della Reconquista, e cioè Rodrigo Díaz de Vivar, che poi nell'epica ispanica diventerà il Cid Campeador, e con il quale continua quell'epica che è cominciata con la Chanson de Roland, che voi avete certamente fatto quando avete studiato le origini delle lingue volgari nazionali. Ecco intanto un'immagine di Rodrigo Díaz de Vivar, il Cid Campeador, che muore in combattimento nel 1099, che poi è rimasto appunto come l'eroe eponimo di questa fase della Reconquista. Stavamo parlando di carta prima, questa carta ci permette di vedere proprio le varie fasi. La Reconquista viene iniziata già in età carolingia, e comprende tutta la Spagna settentrionale, viene proseguita poi nel XII secolo nella Spagna centrale, nella quale nasce poi il regno di Aragona, che poi si unirà più tardi alla contea di Barcellona, viene proseguita ancora nel XIII secolo, quando viene sconfitto e respinto verso il sud della Francia il califfato Umayyade di Cordova. Era un califfato che si era stabilito in Europa, perché nel resto del mondo islamico, anziché gli Umayyadi, avevano prevalso gli Abbasidi. E poi nell'ultima fase di questa reconquista, che terminerà nel 1492, è rimasto agli islamici soltanto il regno di Granada. La reconquista è stata facile, o relativamente facile, se così si può dire, in Spagna, perché il califfato Umayyade di Cordova, dopo un periodo di stabilità, si era poi frantumato in una miriade di signorie locali, tra cui ce n'è una che ci riguarda come sardi in modo particolare, perché l'emiro di Denia, Mujahid, cercherà anche di conquistare la Sardegna nei primi anni del 1000. La sua impresa non riuscirà, ma è interessante perché, come dire, ci mostra che cosa accade al califfato Umayyade di Cordova quando pian piano esso si disfa in una miriade di potentati locali. È all'interno di questo contesto della Reconquista che va inserito il fenomeno delle crociate.
che hanno avuto origine intorno al 1095, adesso vedremo a partire da quale evento, e che indubbiamente sono un fatto forse più, come dire, giudicato, più, come dire, riempito di aggettivazione piuttosto che effettivamente compreso nei suoi significati più profondi. È un fenomeno complesso che ha una serie di radici che cerchiamo di analizzare brevemente in questo filmato. Prima di tutto ha origini religiose e culturali, perché la cultura del pellegrinaggio esisteva ed era molto forte nel Medioevo. Culturali perché pian piano si fa strada anche una sorta di teologia dell'azione armata, cioè una giustificazione della guerra giusta. Quando il nemico per eccellenza nel Medioevo, l'infedele, conquista dei territori che sono importanti per la presenza cristiana e per la sua storia, è giusto, è normale, ed è anche auspicabile armarsi per ricacciarlo indietro. Hanno un'origine economico-sociale, perché rientrano nel più ampio fenomeno dell'espansione demografica che riguarda l'undicesimo e il dodicesimo secolo, e con questo fenomeno è connesso anche il bisogno di terra, e il bisogno di conquista. Hanno anche un'origine politico-militare perché, come vedremo tra un momento, i turchi che avevano invaso la penisola anatolica minacciavano direttamente l'impero d'Oriente, e spesso dall'impero d'Oriente arrivavano in Occidente degli ambasciatori, i quali chiedevano aiuto contro questa minaccia turca che minacciava appunto di travolgere la città di Costantinopoli e quello che rimaneva dell'impero romano d'Oriente. Nell'undicesimo secolo, come dicevamo, si diffonde l'idea che il combattente cristiano che rischia la vita nelle guerre che vengono combattute per difendere la cristianità abbia sostanzialmente gli stessi meriti di un pellegrino, e quindi si guadagna la salvezza eterna, in particolare se muore in battaglia, diventa una sorta di martire. Il Papa Alessandro II addirittura promette la remissione dei peccati in caso di morte in battaglia a coloro che si recavano prima ancora delle crociate a combattere in Spagna contro la presenza moresca. In contesti come questi, l'uso delle armi, che pure, come dire, non sembrerebbe in sintonia con il messaggio del Vangelo, che è un messaggio di pace, di mitezza, in questi contesti viene addirittura giustificato. Le cause economico-sociali, come accennavamo prima. Il movimento crociato ha grande successo anche per le difficoltà economiche nelle quali si trova l'Occidente a causa dell'importante aumento demografico di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti. I contadini erano mossi dal desiderio di recarsi in Oriente, non solo come pellegrini, ma anche alla ricerca di terra e possibilmente anche di lavoro. Un Oriente che poi, nella fantasia degli occidentali, era la terra in cui scorre latte e miele, come dice la Bibbia, e davvero come dire, era circondato dall'aura del favoloso. Accanto ai contadini c'erano anche i cadetti dell'aristocrazia, cioè i figli non primogeniti, che quindi non ereditavano i beni paterni e che vedevano l'Oriente come un possibile territorio in cui costituirsi dei feudi. Vedevano con molto interesse l'Oriente anche le città marinare italiane, Amalfi, Pisa, Genova e Venezia, che certamente si arricchivano sui rifornimenti e che speravano, una volta che in Oriente ci fossero state delle colonie, delle colonie cristiane, di ottenere dei privilegi commerciali. Nel X secolo i turchi selgiuchidi, una popolazione di origine mongolica che si era stabilita per alcuni secoli nel Turkestan, si muove verso occidente, conquista la penisola anatolica, si converte all'Islam all'inizio dell'undicesimo secolo e conquista la Persia, l'Iraq, e poi penetra ancora più in profondità e toglie la Siria e la Palestina nel 1071 ai sovrani fatimidi, che erano dei sovrani islamici egiziani, e poi, una volta raggiunta la penisola anatolica che corrisponde alla Turchia attuale,
cerca di insidiare anche la potenza dell'impero, di quel che rimaneva dell'impero romano d'Oriente con capitale Costantinopoli. Attenzione, i turchi non impedirono mai i pellegrinaggi in Terra Santa, quindi non li si può considerare una causa diretta delle crociate. Sì, si compirono delle distruzioni e anche delle violenze che poi naturalmente in Occidente arrivarono molto amplificate dal racconto dei testimoni. In realtà, però, quello che sappiamo è che nel 1095 Papa Urbano II, dopo aver ricevuto degli ambasciatori dei bizantini, i quali gli raccontavano appunto delle ultime scorrerie dei turchi selgiuchidi, in un concilio che si tenne a Clermont, una città della Francia, invita la nobiltà europea e francese a smetterla di farsi guerra a vicenda e invece recarsi in Terra Santa per difendere gli interessi della cristianità contro i turchi. E ciò che Urbano II dice nel Concilio di Clermont, noi lo sappiamo da un resoconto che ci ha lasciato uno storico, Fulcherio di Chartres. Io ne ho riportato alcuni pezzetti qua. È necessario che vi affrettiate, dice ai nobili francesi, a soccorrere i vostri fratelli orientali che hanno bisogno del vostro aiuto, l'hanno richiesto. I turchi hanno moltiplicato le guerre, sono giunti ai confini della Romania, cioè dell'impero romano d'Oriente, uccidendo, rendendo schiavi, rovinando chiese, e sono arrivati fino al Mediterraneo. E non fermatevi nella cura della vostra comodità, invece datevi da fare, non, smettete di farvi guerra, smettete di uccidervi tra di voi, prendete la via del Santo Sepolcro. Strappate, sembra che abbia detto Urbano II, quella terra con la gente scellerata e sottomettetela a voi. Attenzione, su questo discorso di Urbano II, scusate, sì, dico bene, di Urbano II a Clermont ci sono versioni diverse, quindi è difficile stabilire che cosa abbia detto esattamente. Fatto sta che comincia da questo momento in poi, partirà addirittura una crociata disorganizzata che prende il nome di Crociata dei Pezzenti, capeggiata da questo agitatore che si chiamava Pietro l'Eremita e che prova ad arrivare in Terra Santa, ma sarà sterminato dai turchi prima ancora di toccarla. Ma la prima vera e propria crociata, quella in cui partecipano i grandi nobili e principi europei, arriva davanti a Gerusalemme e la conquista il 15 di luglio del 1099, dopo 40 giorni di assedio, e fa una carneficina nei confronti di tutti coloro che l'abitavano, compresi donne e bambini. Aveva promesso ai bizantini di restituirgli i territori strappatigli dai turchi selgiuchidi, ma invece non fa niente di tutto questo. Anzi, i partecipanti alla crociata si dividono il territorio e Goffredo di Buglione diviene re del Santo Sepolcro. Questo è l'itinerario che segue, questa prima crociata fino ad arrivare in Terra Santa, e si creano poi tutta una serie di potentati locali di carattere feudale, spesso in lotta reciproca e certamente deboli, che dureranno una novantina d'anni. Ma già la struttura di questi domini feudali favorisce la controffensiva islamica, che piano piano si riprenderà tutto. Saranno otto in tutto le crociate. E dopo il successo della prima, in realtà non ci saranno più successi neppure lontanamente paragonabili a quella, anzi avremo un continuo ritorno indietro delle conquiste, fin tanto che nel 1291 cadrà San Giovanni d'Acri, l'ultima postazione cristiana in Terra Santa, e gli islamici si riprenderanno sostanzialmente tutto. A molte delle crociate parteciperanno anche figure molto importanti come San Luigi di Francia, come Federico Barbarossa, come Riccardo Cuor di Leone. Saranno in particolare gli ordini religiosi cavallereschi, cioè i monaci armati, tra i quali si distingueranno in particolare i Templari, fondati nel 1118 e poi sciolti da Filippo IV il Bello e dal Papa nel 1307, che si distingueranno nella difesa di questi luoghi che intanto vediamo in questa immagine. Su questo mistero dei Templari esistono numerosissime leggende, ma poi ce ne occuperemo più largamente quando parleremo dei motivi del loro scioglimento, nel 1307.